Un patto con chi e tra chi, professor Gambino? È evidente che questa crisi europea è la crisi dei singoli stati, e cioè non è che stiamo parlando di un'entità astratta. Siamo in Veneto, la DC muore quando nasce la Lega. È evidentissimo storicamente quello che succede. Beh, ma l'elettorato era sempre quello, non è che a un certo punto sono arrivati degli extraterrestri e hanno cominciato a votare Lega, no? Erano quelli che votavano DC, una parte, che a un certo punto hanno cominciato a votare, anzi le leghe, perché all'inizio c'erano le leghe. E allora bisogna porsi il problema, che cosa è successo appunto quel patto tra popolari e socialdemocratici? Dov'è che non hanno più colto quali erano gli interessi della cittadinanza? Perché è lì la radice poi di quello che sta succedendo adesso. Evidentemente non hanno più raccolto quegli interessi, non hanno più colto che c'erano, oggi le chiamiamo paure, forse all'epoca ancora non erano paure, però già c'era un pregiudizio verso alcune realtà che cominciavano a creare quella che poi sembrava una povertà che sarebbe arrivata e quindi non c'era lo sviluppo, non c'era. Allora, da questo punto di vista, io immagino che adesso c'è un grande tema, no? La conferenza episcopale si muove, il partito unico dei cattolici. Io penso che sono un po' anacronistiche questi schemi, queste categorie. Qui si tratta di rimboccarsi le maniche, chi ci crede davvero, anche non credenti, eh? Il credere vuol dire fare le cose per gli altri, sapendo che quella è la vocazione di chi fa politica, si mette a cominciare dai piccoli municipi, dalle piccole realtà. Forse ancora c'è un barlume di speranza andandosi a trovare anche in altri paesi alcuni buoni esempi di buona amministrazione e buona politica. Quindi io non vedo qualche cosa che è a un certo punto si rompe tutto e poi succede qualcos'altro. Io vedo una qualche continuità. Ora, oggettivamente, il linguaggio della Lega e di Salvini cozza contro certi valori e l'ispirazione della solidarietà. Che però dietro ci siano delle ragioni reali, è certo che ci sono, è inutile che ci nascondiamo. Allora, quando il centro-sinistra o la sinistra comincerà a ragionare che quelle erano istanze reali, forse si comincia a recuperare anche un afflato di, non saranno più popolari socialdemocratici, si chiameranno in un altro modo, però sarà una prospettiva politica di maggiore coesione sociale. Perché il tema vero, devo dire, lì Cacciari è stato molto bravo a dirlo, nel senso, si partiva dalla difesa contro evitare nuove guerre, ma De Gasperi già intravedeva il tema del benessere, della coesione sociale. Per certi versi, la Comunità Economica Europea è stata un po' una forzatura costituzionale, perché tutti gli studiosi di diritto costituzionale dicono che la nostra Costituzione no, non c'era quella possibilità appunto di delega di sovranità. Eppure De Gasperi andava in quella direzione, perché ha capito che la pagina successiva, dopo essersi difesi, grazie anche alla NATO, è ovvio che lì c'era poi il paracadute, anzi l'ombrello degli Stati Uniti, era quello di creare invece una società del benessere. Non c'è riuscito, non ci sono riusciti i padri fondatori dell'Europa. Oggi siamo in una situazione dove forse ci rendiamo conto di quel discorso che vi ho letto all'inizio, quanto fu profetico, però non sono così pessimista. Cioè io penso che ancora oggi, se riteniamo che l'Europa non sia una cosa distaccata dai singoli paesi, soprattutto impegnandosi nel proprio paese, si può dare anche un'anima all'Europa. Cioè, più che fare tutti quei discorsi in senso astratto, il proprio paese poi significa il proprio territorio, la propria municipalità, il proprio comune, quello è. E pensate che bel esempio per i giovani vedere buoni esempi di amministrazione. Cacciari lo sa, essendo stato anche un amministratore di importanza significativa.